Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo sarà il video dei prodotti finiti del periodo. Non sono tanti, ma sarà per il caldo, non lo so, sto andando un po' più a rilento con i prodotti. Comunque parto. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è l'olio di mandorle dolci. Questo è della marca Dottor Asterity. Questo l'ho trovato in una bio box, mi sembra di Primo Bio, tantissimo tempo fa. È senza parabeni, coloranti, allergeni, profumazione. Questo è con aggiunta di vitamina E ed è della linea No Age. L'incia appunto è olio di mandorle dolci e vitamina E e basta. Ha 6 mesi di FAO, 200 ml. Devo dire che mi è durato molto oltre il FAO, credo di averlo aperto da un anno, forse anche di più, però l'olio non si è irrancidito, la profumazione è rimasta identica, la consistenza e il colore lo stesso, quindi ho continuato ad utilizzarlo. La confezione è un po' scomoda, soprattutto l'etichetta, perché si va a screpolare. Comunque, al di là della confezione, è un olio che mi è piaciuto, l'ho utilizzato dopo la cera per levare appunto i residui di cera sulle gambe, oppure l'ho utilizzato su massaggi. Io gli oli così, tipo questo di mandorle, non li utilizzo per idratare il corpo così, perché mi dà noia la sensazione di unto sulla pelle, quindi lo utilizzo per i massaggi. È un buon olio, mi è piaciuto molto, non so il prezzo di questo, però comunque se lo trovate è un prodotto che vi consiglio, anche se forse vi consiglio di più quello dei Provenzali, che alla fine è un buonissimo inci ed è più facile reperirlo. Ho finito questo e shower gel di Believe in Unicorns. Questo è del marchio Erba Farm, distribuito da Erba Farm. Questo è un prodotto che mi è stato omaggiato al Cosmo Prof. Vi lascio il link di tutti i prodotti che vi mostro giù nell'info box, che vi rimandano alle recensioni del mio blog. Lì potete trovare prezzi e inci a pallini se siete interessati. Comunque questo è un gel bagno doccia che ha una profumazione buonissima, veramente buonissima, dolce, delicata ma non stucchevole. Era di una colorazione un po' perlacea, mi è piaciuto moltissimo. Fa una bella schiuma, io comunque tutti i bagnoschiuma li utilizzo con una spugna, quindi di quelle in retina, diciamo, quindi non ho problemi di schiuma. In ogni caso lava molto bene la pelle, la profumazione rimane delicata sul corpo per pochi minuti, però poi rimane nel bagno e è una cosa molto carina, una profumazione che rilassa, non va a seccare la pelle, non la va a aggredire o irritare, ed è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Si possono trovare su www.believeinunicorns.com. In ogni caso nel blog trovate tutto. È un prodotto che assolutamente vi consiglio e cercherò di provare qualcos'altro di questo marchio, perché mi è piaciuto tantissimo. Sempre per quanto riguarda bagnoschiuma, ho finito, però questo è un prodotto che non ho finito solo io, ma l'abbiamo utilizzato tutti in casa. Questo qua, che è saponello, è un bagno doccia shampoo, delicato, gentile, profumo senza allergeni, qui c'è scritto non lacrime perché appunto è per i bambini. Si può trovare dal Risparmio Casa e in tanti altri posti, o comunque non so di preciso perché non l'ho comprato io. È senza parabeni e 400 ml, c'è una mosca, dermatologicamente testato, da un prodotto che a me piace tantissimo. Qui dice che la profumazione è di zucchero filato. Non ci sento lo zucchero filato, comunque è dolce ma buonissima, veramente buonissima. Questo sapone qua il mio cuginetto lo utilizza per tutto, a lui piace tantissimo. Io l'ho utilizzato per le mani, lava molto bene, rimane delicato, però comunque lava bene, non va a seccare e è un ottimo prodotto. Abbiamo comprato anche appunto i saponi mani, quelli nel dosatore, e adesso stiamo utilizzando quelli e ci piacciono molto. Finito uno shampoo della linea Pura Natura di Natura House per capelli delicati e lavaggi frequenti. Questo qua mi è stato inviato in una collaborazione, vi lascio il link di quella collaborazione. Questo qua è con olio di germe di grano, olio di mandorle dolci e bambù. È uno shampoo che a me è piaciuto tantissimo, è per capelli delicati e lavaggi frequenti, quindi è uno shampoo delicato, però anche se è delicato lava molto bene la cute e i capelli.
La profumazione è buona, delicata, lascia capelli puliti a lungo, non va a creare quell'effetto stoppa di capelli secchi, non li va ad annodare più di tanto. E mi è piaciuto tanto, i capelli rimangono puliti, belli morbidi e niente, i prodotti di Natura House a me piacciono sempre tanto, chi mi segue da un po' lo sa, è un prodotto che vi consiglio. Questo qua è senza siliconi, oli minerali, SLES, SLS, PEG e parabeni, quindi l'inci comunque è buono. Poi ho finito una maschera viso, I'm Sorry For My Skin, questa è una maschera in gel ed è quella per i pori. È una maschera in tessuto che praticamente sopra, non è un tessuto imbevuto di siero, è un tessuto imbevuto di un gel, ha proprio sopra uno strato di gel. Qua c'è scritto di tenerla in posa 10-20 minuti, io in realtà l'ho tenuta in posa molto di più. È una maschera che ho acquistato al Cosmoprof e dovrebbe essere della marca In1, una roba del genere, comunque è una maschera coreana. Anche di questa trovate l'inci nel mio blog, non è un buon inci, però è una maschera che mi è piaciuta molto perché effettivamente va a minimizzare i pori, lascia una bella sensazione di freschezza, di pelle pulita, di pelle un pochino più compatta, più che compatta, uniforme, bella pulita, e non va a seccare o tirare la pelle, quindi è una maschera che mi è piaciuta tanto. E poi questa cosa di essere in gel appunto è bella, rinfrescante, buona, un'ottima maschera. Di questa marca qua ne ho un'altra da provare, comunque ve la consiglio se non state attenti all'inci. Poi ho finito finalmente questo gel cellulite. Questo qua è quello di Alverde con limone e rosmarino. Di questo ne avevo sentito miracoli, tutte ne parlavano strabene. È un prodotto certificato Natru che si può trovare al DM, quindi per ora nel nord Italia. A me non è piaciuto. Allora, la profumazione è molto buona, è un gel bello fresco che si va a stendere sulle gambe, va massaggiato un pochino per far sì che il gel si assorba. Il problema è che poi lascia una sensazione di appiccicoso notevole, di quelle proprio che dà fastidio, nel senso rimanete proprio incollate con i vestiti, con la pelle, ed era una cosa per me insopportabile, quindi ho fatto tanta fatica ad utilizzarlo. Sono 150 ml, è anche un prodotto vegano. Pensavo di riuscire a finirlo in poco tempo, in realtà mi ci è voluto una vita perché appunto non mi è piaciuto, e tra l'altro ve l'avevo messo in un video dei prodotti bocciati, mi sembra. Comunque assolutamente non lo andrei a ricomprare. Poi ho finito questo mascara della New York Color, questo Showtime Volume Mascara. È un mascara che io ho acquistato da OVS a, mi sembra, 2 euro, ed era un mascara nel progetto smaltimento makeup, vi metto il link di quel progetto lì. Ha uno scovolino secchino ma molto normale, in setole, non in silicone. Già da appena aperto era un prodotto secco, dava abbastanza volume alle ciglia, di un bel colore nero, però appunto siccome è sempre stato un po' secco doveva essere pettinato per bene perché altrimenti creava dei volumi. Adesso comunque è completamente secco, lo butto via e assolutamente non lo ricomprerò perché non mi ha fatto impazzire. Poi ho finito dei campioncini, allora intanto di Tony Moly, questo qua della linea Pokémon, che è un detergente per il viso. La profumazione è parecchio dolce, che forse potrebbe dar noia a qualcuno. In ogni caso una bella schiuma, ha lavato molto bene il viso, non andava a bruciare gli occhi, l'unico problema è che leggermente mi è andato a seccare la pelle. Ovviamente ci ho fatto un'applicazione sola, però molto carino il packaging anche del campioncino, ma assolutamente non andrò a ricomprare. Poi ho finito questo campioncino di fanghi di Hollister, questo qua, vedete il campioncino è all'interno. Questi qua sono, è un fango scrub rimodellante SOS zone critiche con acqua termale di salso maggiore. Questo qua praticamente sta in posa 3 minuti e poi dovete risciacquarlo sotto la doccia. Allora, sinceramente farlo o non farlo non mi ha cambiato niente, l'ho applicato nei glutei e nelle cosce, ma non ho visto nessuna differenza, è stato come non metterlo, quindi non è un prodotto che andrei a ricomprare. Non mi ha dato neanche quella leggera compattezza della pelle, non me l'ha resa neanche leggermente più liscia, quindi niente.
Poi ho finito un altro campioncino di natura verde, questo qua è quello della linea alla bava di lumaca, mi sembra, comunque senza slash, parabeni, petrolati, eccetera, eccetera. Ops, il campioncino in questione è questo qua ed è una crema fluida corpo. Ah no, questa è con argan e fiori d'arancio. Allora, la profumazione non mi è piaciuta molto, però a livello di crema è buona. Ovviamente con questo campioncino sono riuscita a fare solamente le gambe fino al ginocchio e le braccia, però non andava a far scia bianca, non andava a appiccicare, andava ad idratare molto bene e quindi è un buon prodotto. Non la riacquisterei per via del profumo, però come prodotto mi è piaciuto, è appunto una crema fluida adatta anche per questo periodo un po' più caldo. Poi ho finito questo campioncino di Atkinson e questo è quello alle rose ed è un bagno doccia rigenerante, mi è piaciuto, la profumazione è molto buona, forse un po' più da signora, però comunque mi è piaciuto. Poi ho finito questo qua della linea L'Aloe rinfresca e tonifica ed è dell'erbolario, un bagno schiuma emoliente, nulla di che, sinceramente come bagno schiuma buono, ma come profumazione l'erbolario fa molto meglio, ecco, questa non è tra le mie preferite. Poi ho finito questa crema fluida blu di Flora, questa qua è alla lavanda, mi è piaciuta molto, non fa scia bianca, non appiccica, non unge, lascia la pelle molto liscia, molto idratata, la profumazione delicata ma molto buona. Questo potrei riacquistarlo, cioè potrei acquistarlo, non so di preciso dove si possono trovare i prodotti Flora, comunque un buon prodotto per quello che sono riuscita a capire da un campioncino. Poi ho finito di Olivella, questo qua, anche questo mi era stato omaggiato al Cosmo, proprio questo campioncino Face e Body Soap, questo qua è sapone d'oliva, made in Italy ovviamente, e io questo qua l'ho utilizzato per il viso, mi è andato a lavare molto bene il viso, non l'ha sgrassato eccessivamente, non andava a tirare, seccare o irritare la pelle, mi è piaciuto tanto, l'unica cosa mi bruciava lievemente gli occhi, però a parte questo un buon prodotto, potrei acquistarlo, questo qua non è testato su animali e ha 12 mesi di PAO, assolutamente un buon prodotto e poi questo marchio qua mi incuriosisce perché è poco conosciuto. Ultimi due campioncini sono due campioncini di Amica, anche questi regalati al Cosmo, prof, uno è di shampoo e l'altro è di balsamo. Allora, entrambi hanno una profumazione buonissima, si vede che sono prodotti per capelli professionali, si possono acquistare sul sito di Amica. Mi hanno lasciato capelli puliti a lungo, morbidi, lucidi, proprio si vedeva che era un altro livello di prodotto, diciamo così. Tra i due ho preferito però il balsamo perché mi è andato ad ammorbidire e a districare all'istante i capelli e me li ha resi morbidi per tanti giorni, quindi il campioncino del balsamo me lo tengo da parte e appena smaltisco alcune cose me lo compro perché mi è piaciuto veramente tanto. Quindi questi erano i miei prodotti finiti del periodo, pochi però validi. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti, cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!